E si avvicina il tempo delle vacanze ed è in arrivo un nuovo spot per il regista e musicista Claudio Zagarini. L'artista ha diretto questa volta su incarico della Protezione Animali. Niente di più nobile di uno spot contro l'abbandono dei cani. E quello scelto quest'anno dall'Ente Nazionale Protezione Animali porta la firma del giovane quotato regista bolzanino Claudio Zagarini. Una sfida accolta con entusiasmo per una campagna anti-abbandono che nasce dalla collaborazione con Barbara Monte, giovane e promettente cantante del panorama italiano, autrice di quello che è destinato a diventare l'inno di chi ama i cani e non li abbandona, Mare senza memoria. Il video praticamente, che poi i ricavati della canzone andranno tutti a favore dell'EMPA, quindi magari comprate su iTunes il pezzo che è Mare senza memoria, e da lì è stato estratto proprio lo spot di 35 secondi che si vede tutti. Dove è stato girato questo video? È stato girato ad Alassio in Liguria, località molto bella, anche attrezzata per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. Ci sono hotel, spiagge fatte apposta, quindi se interessa andare magari in vacanza ad Alassio è sicuramente un bel posto. E Zagarini, che ama molto gli animali, è più che contento di poter lanciare anche questa volta un messaggio davvero importante. No, non bisogna abbandonarli, e questa sicuramente è una delle campagne più importanti che si vedono in televisione durante l'estate, e anche quella un po' più, diciamo, anche cruda se vogliamo. Noi abbiamo deciso di finire lo spot in una maniera un po' più artistica, tra virgolette, con una sagoma di un cane che viene cancellata dal mare, per non dare dei messaggi magari più crudi come ha fatto negli altri anni l'EMPA, che comunque sono messaggi importanti anche quelli. Un modo sicuro, la musica, per avvicinare i giovani e giovanissimi ad un problema così delicato come quello dell'abbandono degli animali, e non solo per le vacanze estive. Il ricavato che deriverà dal download digitale e dalla vendita dell'EP relativo al brano Mare senza memoria andrà totalmente a favore dell'EMPA.